Trasferta storica per il Ciliberg che affronta il Modena allo stadio Braglia. Il tecnico Carobbio è costretto a rinunciare agli infortunati Vignali e Chinelli, lanciando dal primo minuto a centrocampo il giovane Sola, mentre in attacco turno di riposo per l'esterno Careccia e del fantasista Mauri. Al loro posto rispettivamente Del Bar e Scapini, che per la prima volta parte dal primo minuto in coppia con Joelson. L'inizio di gara è traumatico per i gialloblu, che vedono restare a terra privo di sensi Guerci dopo uno scontro aereo con Rabiu, neanche sanzionato con il cartellino giallo dal direttore di gara. Siamo al quarto minuto ed il regista, dopo aver riacquistato i sensi, esce dal terreno di gioco in barella, sostituito da Dell'Orto. Per lui un trauma cranico con perdita di conoscenza momentanea. Accompagnato dal fisioterapista Foppoli all'ospedale di Modena, gli esami hanno rilevato la frattura composta del seno mascellare. Il cambio complica i piani di Carobbio, ma il Ciliberghe si rende pericoloso al tredicesimo. Punizione conquistata e battuta da Del Bar sul lato destro dell'area. Il pallone calciato basso vede Andriani ostacolato al momento della girata in porta con l'estremo Deje che blocca. Valtorta, già protagonista in precedenza su un colpo di testa di Ferrario poi fermato per fuorigioco, controlla senza problemi una conclusione di Baldazzi da fuori area al diciottesimo. Mainelli è poi colpito duro sul ginocchio da Ferrario e pochi minuti dopo sarà costretto ad alzare bandiera bianca con la gara che sembra davvero nata sotto una cattiva stella per gli uomini di Carobbio. Al posto del capitano entrerà Sanni. 4 minuti più tardi i gialloblu sono graziati da Ferrario. Sul tiro cross di Baldazzi, al termine di un contropiede modenese, la punta manca l'aggancio a pochi centimetri dalla rete. I padroni di casa colpiscono al 23esimo, traversone dalla destra di Dierna su cui stacca imperioso Ferrario, bravo ad inserirsi nello spazio tra Licini e Andriani. Il pallone scavalca Valtorta e termina in rete per l'1-0. Il Ciliberghe, sempre ben disposto in campo e per nulla rinunciatario nell'atteggiamento, torna a farsi vedere dalle parti di Deje al 41esimo con una conclusione di Corti Novis sugli sviluppi di un calcio d'angolo che termina alta. Ad inizio ripresa arriva il terzo cambio per il Ciliberghe, il primo non obbligato, con Mauri che rileva Joelson andando a far da spalla a Scapini per soli 6 minuti, visto che Carobbio decide di non dare punti di riferimento in avanti inserendo anche Careccia e ridisegnando lo schieramento della squadra che obbliga i padroni di casa ad arretrare il proprio baricentro passando una difesa 5 e limitandosi a giocare di rimessa, con il Ciliberghe che concede pochi spazi, cresce nella convinzione e va vicino al pareggio al 21esimo. Mauri scende sulla sinistra, salta due difensori, ma la conclusione una volta entrato in area è debole e parata facilmente da Deje. Il Ciliberghe non riesce a concretizzare negli ultimi 10 metri la mole di gioco creata, sia da palla da fermo che d'azione, con la squadra che fino all'ultimo tiene sulla corda il Modena, che conquista i 3 punti e lascia ai gialloblu i complimenti per il gioco espresso.